Allora, l'acqua, mi avete preso, mi avete preso sul luogo del delitto. Allora, ho bollito dei paccheri perché quando sono a casa la prima cosa che mi viene in mente è quella di fare un pacchero al forno. Ovviamente quando io faccio il mio pacchero al forno ci metto quello che voglio io. Io faccio il mio ragù, un ragù classico. Ovviamente quando si parla di ragù, ve lo faccio vedere qui, quando si parla di ragù a Napoli non siamo mai d'accordo, ma come tutte le ricette che si fanno di grande tradizione, la grande tradizione è quella che si porta da generazioni, generazioni e generazioni, nonna, bisnonna, zio, zia, poi io mi ricordo che quando ero a casa a Napoli c'era la signora a fianco che faceva il ragù in un modo e usava dei pezzi di carne. Io poi ero bambino e da allora il bambino ingenuo non sapeva che cosa la parola ragù che cosa significasse. E da allora mentre io parlo vi faccio vedere questa prelibatezza, guarda qua, è diventato un cioccolato. Allora, non sapendo che cosa significasse la parola ragù, sapevamo soltanto l'odore del mattino quando ti alzavi, perché il ragù si fa a Napoli normalmente sabato sera per la domenica mattina alle 2 palla a centro. Era classico, radiolina, transistor, accendevamo e sentivamo il Napoli. E quindi, non sapendo la parola, però poi crescendo, facendo questo mestiere, sono andato un po' a vedere che cosa era il ragù. Sapete cos'è il ragù? Che cosa significa? Significa cucinare pezzi di carne in intigolo. Intigolo che può essere sia salsa che brodo. In Italia i due ragù famosi sono quello bolognese, che è buono, famosissimo in tutto il mondo, ve lo dico io perché come chef all'estero lo conoscono molto bene, ragù bolognese. E poi c'è il ragù napoletano, che viene detto come salsa napoletana. Io là mi arrabbio ogni volta che sono andato in giro per salsa napoletana. No salsa napoletana, ma ragù napoletano, che è una religione per noi napoletani, una religione. Infatti quando io cucino mi faccio segnare la croce. Allora, pezzi di carne che cucinano. Quello che volevo dire prima della mia mamma che faceva il ragù, cucinava della carne che poi faceva il ragù, era buono, però era... Ho visto altri ragù, adesso in rete ci sono tanti chef che fanno, oltre a presentare le loro pietanze, presentano anche il ragù napoletano, e ho visto molti ragù che sono molto concentrati, questo non dobbiamo farlo, è molto concentrato, diventa poi secco. Allora, presentano dei pezzi di carne che sono... Mamma presentava dei pezzi di carne che erano immangiabili, praticamente duri. Allora, c'è il film di Sofia Loren che ci insegna tante donne in macelleria, ognuno diceva la sua, no? Si mette il pezzo di carne di questo modo, si mette il gambongello, si mette la colata, si fa annecchia, si mette lo stinco, si mette... Allora, l'importante è che cuciniamo bene, il ragù va cotto. Io per tradizione lo cucino 8 ore, però 8 ore, come vedete qua, di pippiamento, significa che cucina praticamente una temperatura bassa in modo sì che la carne sia cotta nello stesso momento che il ragù è pronto. Allora, per vedere che il ragù è pronto, innanzitutto lo assaggiamo. C'era il grande Edoardo che diceva ora uno è salsa capumarola, però in poche parole è salsa col pomodoro, perché è fatto con un buon pomodoro campano, un buon pomodoro campano che deve essere per me dolce, e poi è fatto con della carne. Ovviamente dobbiamo saperlo cucinare. Allora, io vedo quando il ragù è pronto, metto dentro una bowl e vedo se c'è dell'acqua. Se caccia acqua vuol dire che non è pronto, perché la cosa bruttissima, anche questo era molto classico di casa di mamma, metteva il ragù, ecco guarda, vedi, è bello al punto giusto,
la fluidità è buona, perché io adesso vado a fare, a proposito, io ho fatto le paccheri e prima che mi diventino cotti, vabbè, io ho tolto al dente, vado a mettere un po' di sugo perché devo farli al forno, faccio i miei paccheri al forno. Allora metto il sugo in modo che non mi si attacchino. Siccome li vado a mettere subito in forno, fa niente, salsa calda. Allora, quello che stavo dicendo, la fluidità è molto importante, perché quando lascia l'acqua nel piatto è bruttissimo. Allora, da vedere, cottura fatta bene, profumo innanzitutto, il profumo, pippamento come avete visto, con coperchio sopra alla cucchiarella, in modo che rimangono dentro gli umori, cioè gli umori sono i profumi, è quello che caccia la carne, perché poi alla fine il ragù è una salsa dove la carne deve dare il suo sapore. Allora, ho messo un attimo una cosa, e poi c'è il filo d'olio sopra, metto di qua, c'è il filo d'olio, come vedete, che ci deve stare. Io poi, come pezzi di carne, ho usato, avevo comprato della pancetta con la tracchia, con le costine, vedete, guarda che bella, l'ho tagliata e ho fatto le classiche tracchiole. Questa è una bella pancetta, possiamo mettere dei pezzi di carne che, avendo una cottura lunga, deve avere anche una carne che resiste a queste cotture lunghe, che significa che quando andiamo a tagliare non è secca e brutta che si mette in mezzo ai denti. Quindi io vi consiglio lo stinco di maiale tagliato, penso che si chiami gammugello, mi sono dimenticato un po' le parole, gammugello, possiamo usare le tracchiolelle, una buona salsiccia, delle polpette, possiamo fare degli involtini, ma l'involtino poi con 8 ore di cottura diventa un po' secco, quindi dovremo fare altre cose. Allora, io vi consiglio carne che ha la coda del manzo, è buonissima perché rimane bella gelatinosa. Allora, andiamo a fare questo pacchero al forno di Vincenzo. Allora, vado a, qui stavo sbucciando delle uova, prendo una piccola bolletta di qua. Uova, le uova a me piacciono, vanno benissimo nella pasta al forno. Allora, stavo dicendo, ho fatto prima delle tracchiolelle o delle costine con la pancetta e poi ho messo, ci avevo un po' di impasto di salsiccia che vi faccio vedere, semplice, vado a rompere le uova, ne prendo ancora un'altra perché mi piacciono. E poi una volta al mese, perché una volta al mese a casa mia, siccome io a casa mi diverto a cucinare, a fare tante cose che forse nel ristorante non faccio, perché vi ripeto, siamo molto conosciuti al mondo con la cucina italiana, ma alcune cose ci dobbiamo un attimino attenere perché sembrano un po' pesanti per le persone che vivono all'estero, cioè per le persone che non sono napoletane in questo caso. Allora dobbiamo piano piano fargli vedere la cucina reale italiana, perché di cucina reale italiana se ne conosce ben poco, anche perché è fatta da non professionisti. Allora metto ancora un po' di salsa all'interno, guarda qua che bella, metto un po' di salsa, poi prendo un po' di pepe importantissimo, pepe, poi foglie di basilico le metto adesso un attimo, parmigiano, metto un po', vado a prendere della bella ricotta di pecora, mettiamo all'interno, siamo generosi, a me piace. E adesso quello che devo fare, metto un attimo da parte questo, mettiamo qui, vado a prendere un po' di carne, perché la carne mi serve. Il ragù lo posso chiudere, è super ottimo. Ah, qua vi faccio vedere, questa è una bella cotica, guarda qua, per gli amanti del colesterolo, delle cose buone, perché è una chicca, la cotena fatta con dentro, qui la faccio vedere, la cotena con all'interno c'è un po' di aglio, un po' di prezzemolino, fantastica, a chi piace la possiamo mangiare. Allora, prendo un po' di tracchiolelle, le metto
e ho altra bolla. Guarda qua, 1, 2, 3, prendo un po' di carne, così vado a fare. Ah, ecco, qua ci sono i pezzetti di salsiccia, guarda qua quanti ce ne sono. Allora, che cosa faccio adesso? Prendo, questi qua sono i pezzetti di salsiccia, li ho fatti come se fossero delle polpette, ma non c'è la carne, non c'è il pane, non c'è nient'altro, non c'è parmigiano, non ci sono uova. Questo è un pezzo, qua non c'è osso, perché la tacchiolla c'è l'osso, la togliamo, mettiamo un po' di tutto, ecco qua. È una bontà, e questo è il classico per noi napoletani, è il classico piatto della domenica, che praticamente poi è quello che riuniva, almeno per me, che mi ricordo, ci riuniva un po' a casa tutti quanti la domenica. Vado a girare questa bella bowl di paccheri. Ah, volevo dirvi che paccheri, da quando ho imparato il greco, è una parola greca, significa chieri, dal greco chieri, che significa mano. Avete visto? Poi, imparando un po' le lingue straniere, capisci un po' le provenienze di varie cose. Allora, adesso andiamo a fare la cosa bella. Mi serve una pirofila. Importante quando facciamo. Allora, ti metto sopra, aspetta un po', mettiamo dentro. Allora, importante, dobbiamo mettere all'interno della pirofila la salsa, eh? Prima la salsa, guarda che bella fluidità, eh? Guarda qua. La fluidità serve perché quando, innanzitutto, è brutto avere della pasta azzeccata, non è bello. Quindi la salsa deve essere bella, come posso dire, sciugliarella. E poi quando facciamo il ragù, oltre ad essere mangiato così, è ideale per... no, ideale. Serve per fare la parmigiana di melanzane, i gnocchi al forno, la pasta al forno, la lasagna, i cannelloni. Quindi deve essere una salsa che quando va al forno, il forno che fa? Il forno cucina. Però cucinando, non avendo all'interno, specialmente i forni di casa, non essendoci dell'umidità, che cosa fa? Secca il mangiare, e quindi se mettiamo della salsa che è secca, diventa ancora più secca, e quindi poi quando andremo a prendere questa pasta al forno o qualsiasi cosa che abbiamo fatto al forno, diventa un attimino brutta. Allora, prendiamo della provola, io metto della provola, possiamo mettere il fior di latte. Questa è una provola affumicata da me. Taglio. Mettetela come volete, a tocchetti, a fettine, a listarelle. Ma la provola affumicata c'ha quel bel profumo di legno che ci piace, che mi piace. Allora, metto provola. Siamo sempre belli generosi. Allora, ancora un po' di pepe. Il pepe, l'abbiamo detto, ci piace. Mettiamo l'oro verde, infatti in greco si chiama basilico, che significa re, o basilias, basilica, basilico. Allora, poi mettiamo ancora un po' di parmigiano, se vogliamo, pecorino, se vogliamo. Mettiamo adesso ancora un po' di salsa e vado a chiudere con il resto dei miei paccheri. Abbiamo fatto tipo una lasagna, un milkshake. Allora, bello pieno pieno pieno. Allora, adesso mettiamo dentro, così chi va a mangiare. Allora, la chicca finale è questa. Ho fritto delle melanzane, e allora che cosa vado a fare? Vado a fare questo bel letto di melanzane sopra alla mia pasta al forno. Guarda che bello. Io le metto sopra, così. Voi potete metterle al centro, potete tagliarle a funghetti, a dadini, a listarelle, come vi piacciono. Ma l'importante, allora, sono state fritte in abbondante olio,
questo che vi voglio dire. Quando si frigge dobbiamo essere abbondanti con l'olio, una temperatura giusta, avere un olio che quando non deve avere un punto fumo abbastanza alto, un olio d'arachidi o un olio d'oliva, perché se passiamo il punto fumo poi diventa cattivo, e quindi cattivo per noi e nocivo. E poi scolarle bene dall'olio. Allora metto un po' di sale, perché sulle non c'è il sale sulle melanzane. Altra cosa importante, non ci dimentichiamo mai, quando facciamo dei ripieni delle cose, ogni alimento che andiamo a mettere all'interno, una lasagna, in questo caso la pasta al forno, deve avere il sale. Allora, sale, pepe, e poi andiamo a finire con il ragù, guarda qua, e poi, allora questo deve soltanto stufare. Stufare significa che deve assemblare, deve prendere tutti gli umori di tutti gli alimenti che abbiamo messo all'interno, la ricotta, la mozzarella, la provola, la salsiccia, la carne, il ragù. Quindi non deve cucinare, perché già è tutto pronto. La pasta in questo momento continua a cuocersi, se parlo, perché ho messo il ragù che era caldo, quindi dobbiamo essere veloci e andiamo in forno. Il basilico non lo metto perché si secca e diventa brutto. Andiamo in forno e ci vediamo tra 25-30 minuti. Forno a 160 e piano piano. Ah, wow. Allora, guarda qua, che bellezza. Devo essere molto cauto, che sennò mi brucio. Già sono tutto bruciato. Guarda qui, uno spettacolo, Allora, uno spettacolo. Davanti al re possiamo andare. Wow. Allora, guarda qua, guardatevela. Chiudo. Allora, che cosa devo dire? Ha stufato quasi 30 minuti. E adesso dobbiamo soltanto assaggiarla. Che cosa facciamo? Io la metto in un piatto. La metto in un bel piatto casareccio. Allora, quello che volevo dirvi, il ragù è importantissimo. Abbiamo un attimino tagliato della cipolla, in questo caso cipolla bianca, ho preso un po' più forte, del buon olio d'oliva, ho incominciato a farla diventare bionda, ho messo i pezzetti di carne insieme alla cipolla, ho rosolato il tutto, bagnato con il vino rosso, il mio vino rosso è un bel Gragnano, e per un'oretta bagnato, ho staccato con la cucchiarella tutti gli zuccheri che caccia, perché è molto importante che caccia la carne, ok, si staccano. Dopodiché ho messo un cucchiaio di concentrato di pomodoro. Il concentrato ci serve per dare un attimino a consistenza. Io ho un buon pomodoro, però il concentrato dà un po' di consistenza più al nostro sugo. Dopodiché ho sfumato con un po' di acqua per diluire il concentrato e ho messo la passata di pomodoro. Ho lasciato cucinare circa 8 ore, stando sempre lì, dobbiamo cercare di non far attaccare il nostro ragù. Se usiamo una pentola in terracotta ancora meglio, o ancora in rame, buonissimo, dà un profumo. Possono sembrare delle cose, piccole cose, ma cambiano totalmente il profumo. Poi di qua viene un bel profumo di pasta al forno. E allora, lasciato, dopodiché ho bollito la pasta, paccheri o sfagliare in greco, ho tagliato un po' di provola affumicata, delle uova sode, delle melanzane che ho messo sopra, un po' di carne che c'è all'interno, delle tracchiulelle, della salsiccia, e tutto al forno con del parmigiano, del basilico,
adesso andiamo a impiattare questa bontà. Andiamo a impiattare questa bontà. Allora, facciamo una bella cosa. La presentiamo in modo differente. Prendo delle melanzane. Facciamo una cosa differente. Delle melanzane, una di qua. Così diamo anche un po' di felicità al nostro piatto. La felicità è per me quando facciamo l'assetto del piatto, perché il piatto, oltre ad essere profumato, deve anche avere quella bellezza. Allora, mettiamo un po', ci metto un po' di sale, perché le mangerò, non c'era sale, un po' di sale. E adesso andiamo a vedere quello che succede. Andiamo a vedere un po' quello che succede. Ovviamente questa dovrebbe aspettare un attimino, una mezz'oretta, e come tutte le cose messe al forno devono aspettare in modo che si assesti. Mettiamo, però in questo caso, vedete, è tutta già bella e pronta. La fluidità è importantissima. Vado a pulire un po' il piatto, ma poi quello che è importante è che non caccia l'acqua, Significa che la salsa è cotta bene. Ecco qua, puliamo, perché bisogna pulire il piatto. Poi facciamo un'altra cosa bellina. Prendiamo un po' di ricotta. Un po' di ricotta, scusate le spalle. Un po' di ricotta la mettiamo sopra. Ecco qua, che si vede, due foglioline del basilico, un po' di parmigiano. Dove l'ho messo? Ho perso il parmigiano, state qua, ti ho trovato. Un po' di parmigiano, un po' di pepe. E signore e signori, io vado a gustare questa prelibatezza, e per me è una prelibatezza. Poi, se ti piace, puoi farla, ti do la ricetta e mi dirai. L'importante è non strafare, non strafare, ma cucinare, metterci il cuore, sì, ma il cervello, la tecnica che piano piano ti viene, e poi il resto. Se non provi, non saprai mai quanto è buona la cucina di Vincenzo. Buon appetito, buon appetito. Lo dico anche in greco, Kalorix.